proprio per il fatto che qui in Etiopia è stata ritrovata lo scheletro dell'Australopithecus afarensis, cioè di Lucy, viene considerata la culla dell'umanità. E sembra che la Rift Valley abbia giocato un ruolo fondamentale nell'evoluzione dell'uomo. Perché? Perché nella parte orientale della Rift Valley sono rimasti i primi sì, uomini, o meglio, i primati che poi hanno evoluto e si hanno dato origine al genere Homo. Dall'altra parte invece sono rimasti i primati che poi si sono evoluti come scimpanzé oppure come gorilla di montagna. Vedremo che dal punto di vista ambientale la Rift Valley traccia un solco tra le grandi savane che stanno tra il Kenya e la Tanzania e tra la foresta invece tropicale che interessa la parte a sinistra, cioè scende verso il Congo e quindi verso l'Africa centrale. Nella savana si gioca la storia dell'uomo. Nelle foreste invece ci sono i gorilla, ci sono gli scimpanzé, ci sono altri animali. Ricordiamoci l'evoluzione dell'uomo, l'Australopithecus afarensis, cioè il più antico ritrovamento di un ominide, risale, è stato fatto nel 1974 appunto nella Rift Valley africana, nella zona, perché afarensis, perché è stato ritrovato nella zona di Afar, in Etiopia, e questo risale a circa 3 milioni e mezzo di anni fa. Da questo primo ominide si sono evolute tre linee, di cui due sono estinte, mentre la terza, quella che arriva fino a noi, ha continuato con una serie di salti evolutivi che hanno caratterizzato dal punto di vista geologico quello che noi chiamiamo l'era quaternaria.